piace pensare che oggi sia un giorno storico per la Regione Marche, ma soprattutto per gli imprenditori della nostra regione, perché questo protocollo offre maggiore semplificazione alle imprese che ci chiedono di sburocratizzare la pubblica amministrazione. Questo swap offre intanto la possibilità di aggiornare immediatamente il fascicolo elettronico di impresa, quindi significa che da domani i comuni che lo utilizzano potrebbero evitare di chiedere la maggior parte delle autocertificazioni che vengono richieste oggi, che poi sono quasi sempre le stesse, ai comuni piuttosto che anche ai cittadini. Con il swap regionale abbiamo un unico username, un'unica password e quindi anche maggiore semplificazione per i consulenti che lo utilizzano, e abbiamo anche la certezza che quando la pratica viene evasa è sostanzialmente corretta, perché i dati vengono comunque automaticamente prelevati dal software. Se la pratica non è corretta, poi non va avanti. È anche una prova, questa secondo me, di grande coraggio che viene portata avanti dalla Regione Marche, che testimonia una grande coesione territoriale da un lato e dall'altra anche una maturata capacità di avere un'identità sempre più regionale.